Venite in Calabria! Perché? Perché? Se vieni in Calabria per dare un messaggio, viaggi tranquillo e non paghi il pedaggio. Se vieni in Calabria con la gente buona, ci trovi di tutto, ma niente funziona. Se vieni in Calabria e non vai all'Expo, ti ubriachi sicuro col vino a Cirò. Se vieni in Calabria, ma vieni davvero, ci trovi l'amore, l'amore sincero. Tutto il mondo non è paese, tutto il mondo è calabrese. Evviva la Calabria! I calabroni! Poi terra piena di proverbi, no? Aneglia vascia umalutiambulassa. No, no, va però... Udiambo. Ragazzi, scusate, vi interrompiamo, sì, cioè, no, scusate, noi dobbiamo anche lavorare. No, no, ma siete carini. Interessante il proverbio. C'è bel tempo in giuria? Allora, comincia a parlare Paolo Ruffini. Buonasera, io avevo voglia tantissima di vedere un duo calabrese, perché la Calabria c'ha bisogno, secondo me, anche di esprimersi ad alti livelli in comicità. L'ha già fatto con alcuni personaggi, però secondo me ci sono ancora delle possibilità. Ho trovato divertente il meccanismo, però io non ho trovato tante risate, purtroppo. Selvaggia. Speravo che fosse più una satira di natura sociale, invece è diventata un po' più folcloristica. Ecco, secondo me dovreste spingere un po' di più, essere un po' più coraggiosi e fare più una satira sociale, raccontarci chi sono i calabresi, farci ridere su quello. È un po' poco, potete spingere di più. Grazie. No, io direi che non è un po' poco, è un po' diverso. Loro fanno una cosa prettamente popolare, da feste di piazza, che sono poi delle cose molto piacevoli. Però uno va e dice, ma come andate in Calabria? Funziona? Lavorate tanto voi? Avete un... Che riscontro avete di pubblico in Calabria? Nelle carceri lavoriamo. Bene. No, quindi questo è per farci capire che dobbiamo... No, spiega. Abbiamo un pubblico... Non ce ne va nessuno. Ah, certo. Però ne vale la pena, E invece degli altri posti, delle altre regioni, funzionate, cioè, voglio dire, c'è una differenza? Siete prettamente calabresi o avete un pubblico più nazionale? No, facciamo della satira nazionale, tipo sulla politica, sulle istituzioni, sulla crisi. Quindi il repertorio sarebbe più vasto. Abbiamo anche un riscontro ottimo, voglio dire, in giro in Puglia, in Campania, voglio dire, sì. È l'obiettivo che conta molto spesso, l'obiettivo è quello di essere popolari e semplici, c'è. Può non combaciare con il gusto personale, però delle volte uno può anche criticare una cosa che invece funziona nell'ambito. No, adesso si impara tanto. Era giusto per dare e lasciare la parola a Gabriele. Gabriele. No, io invece ho apprezzato due cose. Uno, proprio questa derivazione strettamente popolare. Mi rendo conto che può io, sai, sono di Napoli, quindi sempre il regno delle due Sicilie, mi ci riconosco per certe cose. Borbonici. E poi effettivamente c'è un tentativo invece di parlare di cose reali, e questo io l'ho apprezzato. È vero però, come dice Paolo, e qui sarebbe, se no avremmo trovato quello che piaceva a me più di tutto, magari qualche battuta in più, un pochino più di comicità può essere. Detto questo, però, a me siete piaciuti. Quindi, riassumendo, vediamo se questo parere positivo può essere determinante. Prima posso sentiamo però i nostri giurati. Scusami, una domanda sola. Ma io pensavo ad esempio che potevate giocare anche di più sul dialetto, no? Questa cosa qua, per esempio, io me l'aspettavo, non l'ho tanto trovata, capito? Vabbè, arriviamo. Comunque va bene. E voglio sapere se per te è un sì o un no, Paolo. Ma sai cos'è? No, ti dico, no. Non... Il problema è che non mi avete fatto troppo ridere, però... Sì. In ordine di giudizio, lo ha dato prima di Diego, lo ha dato Selvaggia, per te è un sì o un no? Sì, molto indeciso, ma un sì. Sì? Diego, facciamo l'unplane oppure no? Io per essere giudice fino in fondo
Siccome gli arbitri, i giudici, si sa come li considera la gente, dico no. Però due sì vi promuovono al giudizio finale. Andate dietro al backstage e non finite l'anduia, che tra poco vi raggiungo. Il maestro, prego. Posso? Prego, scusami, prego. Perché lei ha detto una cosa importante, prego, che forse non è stata. Cioè, se riusciste a non giocare solamente sugli stereotipi, tipo, ma andare nel fondo delle persone che in Calabria sono interessanti, sono raccontateci quelle. Esatto. Raccontateci le paure, le gioie, gli incubi dei calabresi. Lavorare, questo è interessante. Grazie. Lavorare più sui testi. E con il consiglio di Gabriele Salvatores potete andare nel backstage. Grazie. Ciao ragazzi, ci vediamo dopo. Da quattro colossi come loro ricevere degli elogi, delle critiche e soprattutto dei consigli, ecco, per noi è una cosa bella, veramente importante. Abbiamo cercato di fare quello che è il nostro stile, cerchiamo di seguire i consigli della maestra Lucarelli, perché è vero, forse un po' stereotipizzare, insomma, questo peperoncino effettivamente.